Per il mio prossimo esperimento, signore e signori, vogliate prestarmi un qualunque oggetto personale che abbiate in tasca. Una chiave, una scatola di fiammiferi, una moneta. Una chiave, molto bene. La tenga in mano, signore, la sollevi in alto. Ecco, così sopra la testa. E attenzione al benché minimo accenno di magia. Ora osservi, sotto i nostri occhi è avvenuta una trasformazione. Tra un istante la sua chiave diventerà una moneta. Ma dov'è la chiave? Le è stata restituita, guardi, signore. Troverà la chiave nella sua tasca destra. Possiamo vedere. Beh, il solito vecchio trucco. Perché no? Sono un ciarlatano. Una volta facevo il mago di professione e sono ancora nel ramo. E questa chiave non vuole essere simbolo di niente. Ma il nostro non è quel genere di film. Ora troverà la moneta nella sua tasca, signore. La guardi bene, non la perda di vista. Adesso io gliela restituirò sotto forma di chiave. Non sarà il caso di restituire lei a sua madre? E lei? No, non credo. Apra la bocca, così. Ora riavrà il suo denaro. A proposito di maghi, conosci Robert Houdin? Ne ha sentito parlare per caso? No, certo che no. Ma conoscerà il mio socio François Reichenbach. Hello? Houdin è stato il più grande mago che sia mai esistito. Sapete cosa ha detto? Un mago, ha detto, è solo un attore. Allora buon per te. È solo un attore che interpreta il ruolo di un mago. Molto carina. Sì, ed è anche molto, molto ricca. C'è una storia su di lei. Perché non ce la racconti? Ne parleremo più tardi. Ora è il momento di una introduzione. Signore e signori, tanto per cominciare, questo è un film che parla di raggiri, di frodi e anche di bugie. Raccontate davanti al caminetto, in una grande piazza o in un film, quasi tutte le storie più o meno celano una qualche menzogna. Ma non questa volta, è la mia promessa. Nella prossima ora ciò che ascolterete sarà verità vera, basata su fatti veri. Non stai parlando di Napoleone o di Giulio Cesare, stai parlando di Elmir. Elmir? Elmir? Chi è Elmir? A questa domanda non è stata ancora data una risposta precisa. Posso darti anche io un bacio? Se qualcuno vuole mangiare? Nel mondo del jet set, cioè nel nostro mondo di gente bene, tutti conoscono Elmir. Ma Elmir come? Ha più o meno una sessantina di cognomi. Deori? Si fa chiamare Olly, Bully, Bally, Sully, Galli, Malli, Dolly e non è finita. Pourquoi pas? Sì, è molto...